Epica medievale. I poemi epici del Medioevo erano scritti da scrittori anonimi. Inizialmente trovatori, menestrelli e giullari tramandavano oralmente queste storie e recitavano davanti al pubblico. Nell'undicesimo secolo alcuni scrittori raccolsero e trascrissero questi racconti e questi racconti furono organizzati in cicli. I più importanti sono il ciclo carolingio e il ciclo bretone. Il ciclo carolingio ha un carattere leggendario e narra della guerra di Carlo Magno, dei suoi paladini contro i Mori, gli infedeli islamici. Francia, XI-XII secolo, sono note come canzoni di gesta. Le gesta sono le cose compiute di eroi e protagonisti. Il ciclo bretone, invece, tratta i temi di Re Artù e i cavalieri della Tavola Rotonda. Il ciclo bretone, il nome deriva dalla Bretagna, che è una zona compresa, che include l'Inghilterra e la Francia nord-occidentale. A metà del XII secolo furono trascritti in francese antico e da De Troyes. Nel XV secolo fu ripresa da Malory e nel XXI secolo fu ripresa da Steinbeck. La canzone dei Nibelunghi. Nel XIII secolo in Europa del Nord si scrissero le prime opere sulle antiche leggende. La canzone dei Nibelunghi tratta le tradizioni delle popolazioni germaniche, scritta in lingua tedesca, e il racconto tratta di storie d'amore e morte che ruotano intorno ad un tesoro maledetto che manda in rovina chiunque se ne impossessi. La prima ipotesi è che questa canzone dei Nibelunghi fu scritta da un autore austriaco ignoto, mentre la seconda ipotesi è che questa opera rappresenta una raccolta di opere messe insieme da uno scrittore unendo tradizioni pagane e barbariche e ideali cristiani. La diffusione epica francese in Italia. Nel XIII-XIV secolo il ciclo carolingio dalla Francia arriva in Italia attraverso trovatori, menestrelli e giullari che trattenevano il pubblico con le vicende di Orlando e degli altri paladini di Carlo Magno. Lo stile da serio diventa più da intrattenimento e si aggiungono anche nuovi personaggi. Gli eroi diventano più umani e hanno non solo le virtù, ma anche le debolezze. E i temi trattati cambiano, si aggiunge all'amore anche l'avventura e la magia. La narrazione di questi cantastorie influenzano i poeti del Rinascimento che scrivono per le corti. E i temi trattano fatti storici, elementi fiabeschi e meravigliosi, amore, e i poemi epici più famosi sono Il Morgante di Luigi Pulci in stile comico, L'Orlando innamorato di Mattia Maria Boiardo, che è uno stile carolingio e stile bretone rivolto a un lettore aristocratico, L'Orlando furioso, scritto da Ludovico Ariosto, Lotte tra cristiani e pagani, e La Gerusalemme liberata di Torquato Tasso, che narra della prima crociata. Questi poemi, poema epico rinascimentale, sono parte della nostra tradizione letteraria.